Però bisogna tentare di fare questa sera un bilancio, proprio anche per darci animo, per darci forza, per vedere quello che abbiamo fatto in questi 2 mesi. Guardate, io sono partito con un po' di pessimismo, perché accettare questa sfida in Lombardia non era facile. Andare da soli contro quelli che sembravano dei giganti appariva qualcosa di temerario e in parte di velleitario. E anche qualche amico aveva sollevato una serie di dubbi. Eppure noi abbiamo affrontato questa campagna con determinazione, con forza, con meno mezzi di altri. Io so che si lamentano qualcuno che non ci sono i manifesti, ma stiamo facendo il possibile, perché chiaramente i mezzi nostri, le risorse nostre non sono comparabili a quelli dei nostri competitori. Eppure noi abbiamo fatto una cosa grandiosa, abbiamo contato molto sulla militanza, sull'impegno delle persone, abbiamo contato molto sugli incontri a livello dei vari paesi, dei vari comuni, delle varie città, perché abbiamo voluto sentire le persone, la gente, abbiamo voluto spiegarci, non abbiamo voluto parlare solo attraverso i giornali, attraverso la televisione. Abbiamo scelto quello del contatto diretto, perché la gente ha bisogno di parlare, di esprimere. Siamo andati sui mercati, nelle piazze, abbiamo incontrato tante, tante persone, abbiamo visto le comunità dei tossicodipendenti, siamo andati negli ospedali, nelle carceri, cioè abbiamo voluto vedere la Lombardia per quella che essa è. Abbiamo incontrato forme di volontariato, forme associative, abbiamo fatto ieri un incontro con i ragazzi, con i giovani presso la comunità Esus di Don Mazzi, che è stato stupendo, perché ci hanno detto quali sono le attese, le speranze dei giovani, alle quali noi dobbiamo guardare con grande attenzione, perché noi sappiamo, se ci va bene, ci va bene, ma che la nostra speranza, la speranza vera di questo paese, di questa regione, sta lì. E noi abbiamo oggi in mano l'idea di che cos'è la Lombardia, di quali sono le sue aspirazioni, le sue speranze. E noi oggi possiamo dirci soddisfatti. Io non lo so come andrà il voto, io penso che vada bene, anzi sono convinto che va bene. Però mi dichiaro già soddisfatto ora dell'esperienza che insieme abbiamo fatto, perché abbiamo costruito qualcosa. Perché abbiamo potuto incontrare le persone, perché abbiamo potuto guardarci in faccia, immaginare. Ora parlano di noi. Anzi, se guardiamo le ultime dichiarazioni del presidente Formigoni, temono la nostra presenza. Ma veramente. Per cui noi siamo riusciti a risalire una situazione e a porci come un interlocutore credibile e capace di intercettare il malessere che attraversa la politica in Lombardia, soprattutto di coloro che hanno un'idea mite, temperata, moderata della politica, perché è a questi che ci siamo rivolti, con attenzione, con determinazione, con chiarezza. Ma siamo riusciti ad imporre al dibattito elettorale alcuni temi che erano nostri. Voi vi ricordate come siamo partiti in questa campagna elettorale? Parlavamo d'altro. Si parlava delle liste, si parlava di tante altre cose. Noi abbiamo voluto imporre con chiarezza, con determinazione, sembravamo ai primi tempi fuori dal dibattito politico. Abbiamo voluto imporre il tema della crisi economica, che è ancora, a nostro parere, a mio, estremamente sottovalutata. Chi dice? E c'è chi dice che noi lombardi sopportiamo meglio di altri questa crisi, ma poi quando facciamo i conti, quando guardiamo le fabbriche che stanno chiudendo, la gente che va in cassa integrazione, quella che è in mobilità, le piccole imprese che si chiudono, noi ci rendiamo conto che è adesso che la crisi morde. Ecco perché noi siamo partiti parlando del lavoro, della piccola impresa, parlando delle questioni vere delle persone, quando altri parlavano d'altro. Certo, il tema del lavoro. Guardate, una regione come la nostra non può parlare d'altro se non affronta questa questione, questo tema. Ieri l'Istat ha diffuso dati sempre più neri.
un tasso di disoccupazione mai così alto come nel 2005, compreso quello lombardo. Formigoni si affanna a dimostrarci che siamo sotto la media europea, ma non è assolutamente vero, perché è vero che noi siamo all'8,5%, come dice l'Istat, e che siamo al 6% in Lombardia. Da quanto tempo la Lombardia non vede un tasso di disoccupazione così alto? Ma è altrettanto vero che a questi numeri bisogna aggiungere le persone che non si presentano più sul mercato del lavoro perché sono sfiduciate. Bisogna aggiungere i giovani precari che ormai sono fuori dal lavoro, bisogna aggiungere coloro che erano a tempo determinato e che sono stati licenziati, bisogna aggiungere gli 80.000 persone che sono in cassa integrazione e che temono la possibilità di rientrare. Altro che siamo meglio del resto d'Europa. Se facciamo i conti, li facciamo bene, noi ci rendiamo conto che siamo in una situazione che è veramente, diciamo, difficile, difficile per i nostri giovani, per le nostre ragazze. Mentre le grandi imprese annunciano programmi di riorganizzazione, di ristrutturazione, che taglieranno altri posti di lavoro, il Presidente del Consiglio continua a parlare di magistratura, di presidenzialismo e di cose che sono fuori dalla sostanza. Perché questa è la verità. Io vorrei un Presidente del Consiglio che mi parla del lavoro, che mi parla di quale futuro dare a questo Paese, di quale futuro dare ai nostri giovani. Vorrei un Presidente della Regione che su questo si impegna, non mette insieme, raduna, raggruppa per trovare uno sbocco, una situazione. Abbiamo posto con molta chiarezza anche questo problema, il problema della sanità. Guardate, noi non abbiamo criticato il modello. Non è possibile che si sia occupata tutta la sanità sulla base non delle competenze, non delle esperienze, non del merito, ma delle appartenenze. È possibile? Noi diciamo di no. Ma guardate, che siamo gli unici che lo dicono. Non lo dice Penati, Formigoni evita di rispondere su questo tema, lo abbiamo visto stamattina, provocato, non risponde, parla d'altro. Ma guardate che questo è un tema vero, se noi vogliamo una sanità che abbia cura delle persone, che si modernizzi, che eviti gli sprechi, abbiamo bisogno di persone capaci di gestirle, abbiamo bisogno di persone che abbiano al centro non tanto il rapporto politico, ma la questione degli ammalati, delle persone che devono essere curate. Noi abbiamo posto questa questione e continueremo a porla oggi in campagna elettorale e la porremo domani quando i nostri entreranno in Consiglio regionale, perché questa è una battaglia vera, una battaglia di trasparenza, di onestà, di libertà.